La Lidia Online presenta espressione linguistica. Figurati. Figurati è un'espressione che gli italiani usano moltissimo. Ti ringrazio per la spiegazione. Figurati è una forma imperativa del verbo figurarsi, che significa immaginarsi. Esistono quattro forme: figurati, si figuri, figuratevi, figuriamoci. Figurati si può usare in una risposta. Grazie per la collaborazione. Figurati, si figuri, figuratevi. Si può usare all'interno di una frase. Figurati se è vero. Si figuri se è vero. Figuratevi se è vero. Figuriamoci se è vero. Figurati ha significati diversi in contesti diversi. Può significare prego, non c'è problema. No, grazie. Non ci credo. È improbabile. Non mi sorprende. Può avere un valore ipotetico. Può sostituire pensa che. Vediamo insieme alcuni esempi. In una risposta si usa in risposta ad un ringraziamento e significa prego. Prego, di niente, non c'è di che, ci mancherebbe. Grazie per il tuo aiuto, papi. Figurati, amore. La ringrazio per la sua disponibilità, dottor Lando. Si figuri. Grazie per averci spiegato questa espressione linguistica. Figuratevi, è un piacere. Si usa in risposta a delle scuse e significa non c'è problema. Non ti preoccupare, non c'è problema. Scusa per il ritardo. Figurati. Buongiorno, signorina Fiore. Mi scusi se l'ho fatta aspettare. Si figuri. Scusate il disturbo, ma stiamo lavorando per voi. Figuratevi. Si usa per rifiutare un'offerta gentile e significa no, grazie. No, grazie. Molto gentile, ma no. Ciao Marta, vuoi un passaggio? No, figurati, vado a piedi. Signorina, vuole che l'aiuti? Si figuri, ce la faccio da sola. Volete che vi prepariamo qualcosa da mangiare? Figuratevi, mangiamo un panino al bar. In una risposta o in una frase. Esprime scetticismo, incredulità e significa non ci credo. Non ci credo, non può essere vero. Mamma, sai che la sorella di Matteo parla 10 lingue? Ma figurati! Probabilmente conosce solo qualche parola. Un cellulare nuovo costa minimo 250 euro. Figuriamoci se l'hai pagato solo 50 euro. Stefano non è mai andato all'estero. Figurati se andrà a vivere in Australia. Esprime dubbio, sfiducia e significa
È improbabile. È improbabile. È difficile. Dubito che... Cosa farete per Natale? Andrete da tua cognata? Figurati. Dubito che ci inviterà. Figuriamoci se il nuovo sindaco diminuirà le tasse. Figuratevi se dopo aver speso così tanti soldi per il matrimonio andranno anche in luna di miele. Esprime assenza di sorpresa e significa non mi sorprende. Non mi sorprende, me l'immaginavo. Ha chiamato Giulia e ha detto che stasera non può venire. Figurati. Figuriamoci se Giulia non chiamava per dire che non può venire. Figuratevi se il professore non interrogava ancora me. In una frase esprime una situazione ipotetica. Immagina se, pensa se. Immagina se, pensa se. Ho paura di volare con un aereo normale. Figurati con una mongolfiera. Non mi piace fare i mestieri a casa mia. Figuriamoci a casa degli altri. È molto difficile mettersi d'accordo in due. Figuratevi in quattro. Accentua la particolarità di qualcosa detto in precedenza. Equivale a dire pensa che. Pensa che. Sono un disastro con la tecnologia. Figurati che i miei figli mi chiamano boomer. Mi piace studiare. Si figuri che l'anno scorso mi sono iscritta alla facoltà di psicologia. Amo moltissimo l'Italia. Figuratevi che ho chiamato mia figlia Italia. Tocca a te. Figurati. Qual è il significato delle seguenti espressioni? Scusami tanto, ma non ho ancora avuto il tempo di pubblicare questo video. Figurati. Non c'è problema. Enrico non sa piantare un chiodo nel muro. Figurati aggiustare una bicicletta. Immagina se dovesse aggiustare una bicicletta. Luca non ha ancora chiamato. Figurati, sarà ancora al lavoro. Non mi sorprende. Mi hanno detto che Lorenzo ha comprato una moto nuova. Non ha nemmeno un lavoro. Figurati se può permettersi una moto nuova. Non ci credo, ma anche è improbabile. Se ti è piaciuto questo video, metti un like ed iscriviti al mio canale, La Lidia Online, per non perderti la prossima lezione. Ciao!